la sua formazione, cosa ha studiato? Lei è laureato in lettere, ho letto che si è laureato durante il periodo della cassa integrazione, sì, da operaio, sì, dell'Alcatel di Latina. Poi a 40 anni durante la cassa integrazione, sì, mi sono iscritto all'università e mi sono laureato in lettere. Ma quindi io sto dentro la tradizione letteraria, ma ci sto con i calli sulle mani. Cioè io tutte le volte mi approcciavo ai libri, mi approcciavo per vedere se dicevano il vero o meno, o se le verità che raccontavano Petrarca o Dante, quindi secondo me le verità che raccontava Dante, non Petrarca, quindi sono un anti-petrarchista, se le verità che trovavo nei libri coincidevano con le verità pratiche del fare vero della gente. Non so se, perché le ripeto, non è che sono intelligenti solo quelli che hanno studiato. Io l'avrei voluto far vedere tanti miei compagni di fabbrica, con la vis polemica, con capacità di ragionamento, eccetera, che avrebbero dato dei punti a tanti professori universitari. Ecco, una domanda forse scontata a questo, sì, punto, il suo rapporto con Nostro Signore, con Dio oggi. Vede, ho perso quella che normalmente si chiama fede, nel senso che non credo più nel Dio rivelato, la sensazione di non credere neanche nel Dio che governa tutto. Credo più ad un Dio come natura, un Dio nella natura, un Dio in tutto. Credo cioè che se c'è scintilla divina in me non possa non esserci anche nel mio cane, nel mio gatto e nel filo d'erba. E quindi tutto si ricongiungerà alla fine. Quindi non so come stanno le cose nell'aldilà. So però, resto convinto che un aldilà ci sia. Forse ho quella che Momigliano chiamava la nostalgia della fede. Comunque, quindi, al di là di questo, però, la forza dei riti permane tutta quanta. Cioè, non ho titubanza a confessarle che la sera prima di essere operato qua in cardiochirurgia, che poi in cardiochirurgia glielo dicono, guarda che ci stanno 3% delle possibilità che... E quindi la sera prima di operarmi, io ho detto a mia figlia... Guarda, le carte stanno là, succede questo, fai quello, fai quell'altro, eccetera. Però poi quando se ne sono andati tutti, io un salto in cappella a pregare la Madonna l'ho fatto, insomma. perché quindi, ma non è solo in termini di, che vedo il direttore che ride, non è solo in termini di non si sa mai, no? Ma è, credo fortemente, nel valore terapeutico della preghiera, anche se non ci credi. Nel senso che comunque... anche se dovesse essere, funziona comunque anche come forza interiore, come strumento di adduzione dell'energia. E poi, Onder, come stanno le cose di là, nessuno di noi lo sa. Quello che sappiamo è che però stiamo qua. C'è o non c'è un senso nella vita? Non lo so. Io so che intanto ci sto. È che il senso alla mia vita glielo devo dare io e glielo do comportandomi come se un al di là poi ci fosse, quindi dando il massimo, non tirando mai indietro la gamba. Questa è la partita che uno deve giocare fino all'ultimo. Guardi, quando un mandatore mi manda nelle scuole a parlare con gli studenti, io questo dico sempre: non siete padroni della vostra vita, non potete dire io ci faccio quello che mi pare, no, perché io e lei stiamo qui a parlare al Gemelli perché siamo nati qua, perché dietro di noi c'è soprattutto una serie di generazioni che ci hanno portato a questo. Fossimo nati in Tanganica, noi non stavamo qua, stavamo a correre appresso alle gazzelle, capisci? Quindi tu sei tutto quello che hai avuto e tutto quello che hai avuto tu lo devi ridare a chi ti sta intorno e agli altri. Quindi non puoi fare quello che ti pare della tua vita, non sei padrone di togliertela quando ti pare. No, tu devi restare fino all'ultimo. La cosa di cui è più fiero, che ha combinato con maggiore soddisfazione personale, fierezza sua, il romanzo, cosa? Io del romanzo sono contento, nel senso che
Ah, era il mio dovere, l'ho pagato, era il mio debito verso i miei morti. Quindi, se io fossi morto senza averlo fatto, ci ho messo 53 anni a farlo, capisci? Se io fossi morto senza averlo fatto, mi sarebbe toccato rinascere per rifarlo, perché i debiti prima o poi si debbono pagare. Invece adesso posso morire tranquillo e rinascere monaco e tacere, perché ho parlato troppo in questa un vita. Un po' difficile qua. Però. In una prossima vita, zitto, ho parlato troppo in questa. Tra le cose di cui vado fiero, guardi, quello di essermi costruito la casa con le mie mani, io e mia moglie, che la nostra casa la siamo fatta da soli, scavando le fondamenta per tutti i blocchetti, io e mia moglie, i nostri figli, le lotte alla Fulgorcavi, ma la cosa più di tutti è da una ventina d'anni fa, vabbè, insomma, salvato la vita a un bambino vicino a casa nostra, che era rimasto folgorato alla corrente elettrica. E come ha fatto? Perché avevo fatto da poco tempo un corso di pronto intervento in fabbrica, dove loro mi avevano detto che bisognava insistere, e insistevo con la respirazione bocca a bocca, era un amichetto, un nostro vicino. Questa è la cosa più... Allora, grandi soddisfazioni, certamente. E cosa si aspetta adesso, l'ultima domanda? Cosa si aspetta non bisogna mai dirlo, perché non... cosa vorrei, cosa chiedere, vorrei stare tranquillo, riprodurre, eccetera, ma se c'è qualcosa da chiedere di andarmene quando sarà l'ora, sereno, con tutti i miei figli intorno, e andarmene un minuto prima, un minuto dopo, insieme a mia moglie. Quanti figli ha? Due figli e due nipotine femmine. Allora, grazie ad Antonio Pennacchi, grazie di questo intervento, di questa partecipazione e di aver scritto questo bel libro autobiografico di storia, di epica.